32 persone in manette, 12 in carcere, 17 ai domiciliari e 3 con obbligo di firma, accusati a vario titolo dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, sfruttamento della prostituzione, porto e detenzione abusive di armi. È il risultato dell'operazione denominata Conventus, condotta dai carabinieri del nucleo investigativo di Chieti, che dopo 2 anni di indagini coordinate dalla Procura di Vasto e successivamente dalla Procura distrettuale antimafia di L'Aquila, sono riusciti a sgominare una vasta organizzazione criminale capeggiata da pregiudicati albanesi residenti in Italia, dedita al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti su tutto il territorio nazionale. Il blitz ha interessato le regioni di Abruzzo, Marche, Puglia, Toscana e Liguria in collaborazione con i comandi provinciali competenti per territorio e si estesa anche all'Unione Europea attraverso 4 provvedimenti restrittivi a carico di 2 spagnoli e 2 albanesi, tutti residenti in Spagna. Sono stati recuperati complessivamente 26 kg di sostanza stupefacente, oltre a 4 autovetture utilizzate per il trasporto della droga. Direi un'operazione importante per l'estensione del traffico, per la qualità della droga che veniva, la qualità e la quantità della droga che veniva immessa sul territorio nazionale e soprattutto la capacità dell'organizzazione di diffondersi sul territorio non solo della provincia di Chieti ma al di fuori della regione Abruzzo. Diciamo che al comando era sicuramente questa famiglia albanese che aveva strutturato questo tipo di traffico e molto redditizio. Nel corso delle indagini sono state arrestate 12 persone in flagranza di reato e 15 denunciati a piede libero, tra cui un minore. Altre 10 persone sono attualmente latitanti.